Allora, ci siamo. Allora, dunque, cari amici del tubo, del gruppo, della pagina, di Rumble, di tutto quello che volete. Dunque, nonostante siamo nel mese di agosto, dove, come sapete, l'Italia si ferma, l'Italia penso che sia l'unico paese al mondo che il mese di agosto muore praticamente, tutti dobbiamo stare per forza da qualche parte a fare qualcosa, sbivaccati da qualche parte. Comunque, nonostante siamo nel mese di agosto, dicevo, si è tornato in questi giorni a parlare di eutanasia. Che cosa è successo? Che pare che disabile, questa persona malata, allettata, disabile, immobile, eccetera, eccetera, pare che abbia scritto al nostro ministro della malattia, non della salute, della malattia e della morte, chiedendogli aiuto perché vorrebbe che fosse applicata l'eutanasia, quindi vorrebbe praticamente morire, però ovviamente in Italia questo non è consentito. Almeno per ora. Allora, e quindi il nostro ministro disperazione, io lo chiamerei disperazione proprio quello lì. Comunque, il nostro ministro della malattia si è subito prodigato ovviamente per accontentare questa persona, perché chiaramente se lo interpelliamo per cancellare i suoi protocolli ministeriali che hanno ammazzato la gente, ovviamente lui non si muove, bisogna fare ricorsi al TAR. I medici hanno fatto ricorsi al TAR, vabbè. Allora, però, se invece lo chiamiamo per farci ammazzare, lui subito corre il nostro aiuto perché si vede che questa cosa gli piace particolarmente. Allora, quindi il nostro ministro della malattia ha detto, si è rivolto alle ASL. E ha detto che le ASL devono fare di tutto per accontentare queste persone, ripeto, per accontentarle però solo quando vogliono morire, non se vogliono essere curate, perché le cure domiciliari praticamente a lui non piacciono, come sapete. Comunque ha detto alle persone, a queste ASL che nei limiti, diciamo, consentiti, laddove possibile, laddove ci fossero i requisiti, bla bla bla, le ASL devono accontentare. Chiaramente lui non ha fatto i conti con la legge perché in Italia questa cosa non è consentita, almeno per ora, dal momento che abbiamo anche l'articolo 579 del codice penale, per esempio, che non consente ad una persona di ammazzarne un'altra, anche se diciamo, la vittima acconsente alla sua uccisione. Quindi se io mi metto sul bordo della finestra perché mi voglio suicidare, e anche se lo metto per iscritto e dico al tizio: senti, dammi la spintina perché non ho il coraggio, quindi spingimi tu, chiaramente quello lì è punibile, è perseguibile. Infatti l'articolo ci dice: chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Quindi praticamente questa cosa non è consentita. Ovviamente subito si è svegliato il nostro amico, eccolo qui, stamattina è uscito questo qui. Il nostro amico Cappato, subito ovviamente subito lui si è attivato, perché quando sente queste cose insomma, non ci può credere, subito si è attivato il nostro amico e sta raccogliendo le firme per avere la morte di Stato. Anche questo qui, lui, insomma, quando si tratta di queste cose qui, proprio subito interviene, gli piace tanto. Dunque, ci sono quindi dei piccoli problemini che stanno a monte, di cui questi qua ovviamente non tengono conto. Allora, quindi vogliono, quindi adesso stanno pensando al referendum. Stanno pensando a questo referendum per l'eutanasia legale, quindi per farci ammazzare. Allora, apro una piccola parentesi. Allora, tutti gli stati dove è consentita questa eutanasia legale stanno andando un po' alla deriva, perché
Perché molto spesso queste morti sono praticamente omicidi di Stato, sono, abbiamo visto negli altri casi, sono diventati omicidi di Stato, quindi ricordiamoci dei bambini, Charlie Gard, di Alfie Evans, ricordiamoci l'Englaro, ricordiamoci di quell'altro lì polacco RS, ricordiamoci tutte queste persone che alla fine neanche volevano morire e le cui famiglie si sono opposte, le cui famiglie volevano prendersi cura di queste persone, però nonostante questo lo Stato, la legge, i medici si sono talmente accaniti perché hanno deciso che queste persone dovevano morire. Quindi la preoccupazione è proprio questa deriva. Perché alla fine si è arrivati, come al solito, l'asticella che insomma si sposta sempre di più. Come al solito, queste cose partono con le migliori intenzioni, se così vogliamo dire, diciamo così, e però finiscono, per prendere una piega, chiaramente, totalmente sbagliata. Finiscono, diciamo, in strade non proprio buone, cioè finiscono per diventare degli omicidi di Stato autorizzati. Dove a questo punto, se tutti questi famosi pro-choice, di cui parlo sempre, i pro-choice alla fine non esiste più la choice, ma l'unica choice possibile viene sempre ad essere la morte. Perché se io scelgo di vivere anche allettata, anche come un vegetale, perché ho la mia famiglia che mi accudisce, ho magari i mezzi necessari, tutto quanto, eccetera, eccetera, come per esempio è successo al polacco. Il polacco, quello lì, RS, che era residente nel Regno Unito, aveva chi si voleva prendere cura di lui. Lui non voleva morire, in realtà, perché la sorella, quando era andata a trovare, ricordiamoci, lui, insomma, piangeva, anche se, diciamo, era immobile e tutto quanto, però lui, diciamo, ha fatto capire nei suoi modi, con le sue modalità, ha fatto capire di non voler morire. La Polonia si era offerta di prelevarlo con i suoi mezzi, con i suoi soldi dall'ospedale, portarlo in Polonia. Quindi il Regno Unito avrebbe avuto anche un posto in ospedale liberato, non avrebbe dovuto più spendere soldi per occuparsene, però si sono talmente accaniti che l'hanno ammazzato per forza, cioè hanno deciso che doveva per forza morire. Quindi il rischio di queste cose qui è che si finisca in questo modo. Oppure che si finisca come sta succedendo in vari stati del nord Europa, dove delle ragazze anche di 20 anni, che sono depresse, sono tristi, sono stanche di vivere, eccetera, eccetera, vengono subito accontentate. Quando poi il momento di smarrimento, il momento di crisi, di quello che volete, può capitare a tutti, ma questo non significa che adesso ammazziamo tutti quelli che, diciamo, possono avere un periodo buio, perché capita a tutti, ovviamente. Però purtroppo la deriva è questa qui. Allora, dunque, quando ci faranno, io non so se funzionerà, non credo che, vabbè. Comunque, quando si dovrà firmare, se si dovrà firmare per l'eutanasia legale, allora, chiaramente, quando noi andiamo a fare il referendum, non è che possiamo, non è che il cittadino prende, mette la firmina e si crea la legge, ovviamente non funziona proprio così, ma si può, mediante il referendum, ci possono essere, diciamo, il valore può essere solo abrogativo, nel senso che non è che io se vado a fine, se i cittadini vanno a firmare viene fuori la legge così all'improvviso. Ma mediante il referendum si può solo abrogare qualcosa. Quindi praticamente, non è che questo referendum risolverà chissà che cosa. Anche perché quando si andrà, se si andrà a firmare, quando si andrà a firmare col valore che ancora possono avere i pareri, col valore che possa avere ancora il parere dei cittadini. Ecco, chiudiamo questa parentesi. Comunque si andrebbe evidentemente ad agire su questo articolo 579. Quindi evidentemente il cittadino va a firmare e per evidentemente modificare qualcosa di questo articolo, perché ricordiamo riguarda l'omicidio di un consenziente.
In questo modo qui, però, che cosa succede? Che magari si potrà avere una depenalizzazione, quindi se lo metto per iscritto, allora io, Pinco Pallino, dico a Pinco Pallino 2 che voglio morire, quindi lui mi punta una pistola, mi ammazza e praticamente non finisce davanti al tribunale, insomma, davanti al giudice. Diciamo, il referendum andrebbe a fare questo. Quindi a farmi, ad autorizzarmi a fare questa cosa, a me a fare questa cosa e a quello lì ad ammazzarmi praticamente. Ecco, allora, quindi chi decide a quel punto di chi si offre, chi dovesse offrirsi per ammazzarmi, dietro la mia richiesta ovviamente, non avrebbe conseguenze penali, ovviamente. Chiaramente poi qua si aprono sempre tutte le solite finestrine, perché insomma, poi bisognerebbe sempre dimostrare che quella cosa l'ho scritto io, che quando l'ho scritta ero nel pieno della facoltà mentale, insomma tutta una serie di cose per cui non lo so come poi intenderebbero risolverla, però quando poi mi vengono a dire che se io mi difendo in casa mia il far west, ecco, perché magari mi entra uno in casa alle 3 di notte e io non so come fare perché sono da sola, oppure sono da sola con dei bambini e quindi io gli spacco una bottiglia in testa, però io vado davanti al giudice. Questo è il far west per loro. Però questo qui evidentemente non è il far west, perché a questo punto io posso pure dire al mio amico: senti, guarda, io voglio morire, quindi portati un bel coltello da cucina e insomma mi accoltelli. Quindi si può anche fare questa cosa qua, però quello lì. A quello non gli succede, quindi va da sé che a questo punto sì, questa cosa possa essere scavalcata molto facilmente facendo delle cose insomma illegali, cose insomma nascondendo magari degli omicidi e tutto quanto quello che ne consegue. Ok, quindi qualsiasi omicidio in questo modo qui potrebbe in realtà essere legale, perché io ho la scusa che quello lì, insomma, si voleva far ammazzare, non è che ci mettere tanto a farmi una carta scritta, evidentemente, per cui, insomma, non so poi come la metterebbero. Allora, poi c'è un'altra cosa, un altro appuntino. Allora, l'ordinamento giuridico italiano, leggo, nella sua organicità è fondata sul principio della indisponibilità del bene e della vita umana. Nessuno può sopprimere per nessuna ragione, in nessun modo. Allora, questa storia della indisponibilità vale anche quando ci vengono a dire che noi dobbiamo sottoporci a una certa sperimentazione, non mi fate fare nomi, per il bene collettivo. Allora, il bene collettivo, signori cari, non viene prima del bene, della salute individuale. Mettetevelo qua. Non viene prima della salute individuale, per cui se tu mi vuoi sottoporre a un trattamento che molto probabilmente mi porterà a delle conseguenze negative per la mia salute, che mi può far morire, che mi può portare varie conseguenze, varie reazioni avverse, che stanno venendo fuori sempre di più e di cui sto parlando da ottobre, praticamente, quindi la miocardite, le malattie autoimmuni, le neoplasie, tutte queste belle cose simpatiche, ok? Quindi se tu mi vuoi fare una cosa del genere per il bene comune, non so di cosa e di chi a questo punto, sappiate che questa cosa non è, non è consentito dal nostro ordinamento giuridico, perché per la Costituzione e anche per la, se vi andate a vedere, a leggere come si chiama? Il diritto universale, la carta dei diritti universali dell'uomo, anche lì c'è scritto: allora nessuno mi può dire fai questa cosa anche se ti fa male, anche se rischi la salute, anche se rischi cose che non ti vanno bene, per il bene degli altri. Questa cosa non esiste, perché viene prima il mio di bene e poi viene quello degli altri. Non è che viene prima quello degli altri a scapito mio, perché neanche lo Stato può disporre del mio corpo, lo Stato non può disporre del corpo dei suoi cittadini. Quindi statevi attenti e non vi fate fregare, anche se vi siete già fatti fregare, io lo so. Allora, dunque, dunque, i proponenti referendari vogliono usare
vicende di sofferenza estrema come cavalli di Troia per distruggere il principio dell'indisponibilità della vita. Allora, ecco quello che dicevo prima. Le nazioni che riconoscono nel proprio ordinamento l'eutanasia legale vedono crescere esponenzialmente i casi in cui vi si ricorre. Quindi non è che adesso all'improvviso tutti questi malati incurabili, tutti questi malati terminali stanno aumentando. Non è questo. Non è questo. È che si sono ampliati semplicemente i criteri che rendono possibile la soppressione insomma, di una vita, della vita umana. Quindi non è che adesso all'improvviso ci sono 2-3 milioni di persone al giorno che hanno malattie insopportabili, vite insopportabili, dolori, tutte queste cose qui. Non è questo il punto. Il punto è che adesso, anche se mi fa male un capello, io posso chiedere di essere soppressa. E questa cosa qui è un pochino pericolosa. Ovviamente agli occhi di queste persone che chiaramente guardano le cose in maniera. Allora, un attimo, una chiamata. Dunque, dicevo, quindi praticamente che succede? Che anche quindi la ragazzina che insomma che ha la delusione, quell'altro che insomma gli fa male il capello, eccetera, eccetera, chiaramente facilmente possono avere accesso a questo tipo di trattamento, ecco, chiamiamolo così. Perché adesso c'è questa visione di vita per cui se tu hai una sofferenza, se tu hai un difetto, una disabilità, una qualche cosa, chiaramente, invece di cercare di risolvere le cose, diciamo così, di affrontare tutto quanto, chiaramente la soluzione, buh, insomma, ti vieni soppresso, non se ne parla più. Praticamente. Allora, la questione dei soldi, sì, la questione dei soldi fino a un certo punto, perché ripeto, anche quando il polacco era stato sarebbe stato curato dai familiari, anche quando se ne sarebbe occupato il suo stato, insomma, di appartenenza, ovviamente non hanno voluto sapere niente perché doveva morire. Quindi ci stanno dicendo che praticamente ci stanno dicendo che praticamente anche se vogliamo allora la choice allora quando vi parlano di pro choice la choice possibile è lui è solo la morte. Questo vale per l'eutanasia, per l'aborto, per tutte queste robe qui. Quindi l'unica choice possibile deve essere quella lì diciamo nefasta. Anche per questa storia di Inoculi, se vedete, l'unica choice possibile, nonostante loro vengono a dire hai la scelta perché non è un obbligo, quindi tu in teoria stai agendo nella legge sia se ti sottoponi a questa cosa, sia se non ti sottoponi a questa cosa qui. Chiaramente poi ti vengono a dire che l'unica choice possibile è quella lì che praticamente ti porta poi, diciamo, nell'aldilà, dopo pochi anni che sta emergendo questa cosa. E quindi praticamente l'unica choice possibile è sempre quella lì che piace a loro. Non può essere mai quella che scelgo io. Quindi sul mio corpo, ormai questa è una deriva molto pericolosa perché vuol dire che la sovranità sul nostro corpo non ce l'abbiamo più. E questa è una cosa veramente. Quindi noi dobbiamo sottoporci a determinate cose, se no siamo ricattati dallo Stato e se no vengono fin dentro casa e ci inoculano, ci ammazzano, ci perseguono, perché dobbiamo fare del nostro corpo, dobbiamo fare quello che dicono loro. Stessa cosa vale per i minori, come ho già detto varie volte. Quando anche i bambini disabili sono stati ammazzati contro il volere dei genitori, i genitori in quel caso, perché erano bambini minori e anche disabili, i genitori è come se fossero stati loro stessi, praticamente lo Stato ha detto molto candidamente che sulla vita dei figli decide lo Stato, quindi i figli sono dello Stato, non sono più dei genitori e quindi dei figli fanno quello che cavolo vogliono, anche se ci opponiamo, anche se io mi oppongo perché magari mio figlio che tiene 3 anni, che è disabile, è vegetale, quello che volete voi, io lo voglio curare, me lo voglio tenere e non lo voglio sopprimere e voglio che
che viva il tempo che gli è stato dato da vivere, ovviamente questa cosa non la posso fare più perché mi viene il medico fin dentro casa che me lo deve ammazzare per forza. Quindi praticamente la deriva è questa qui. Adesso ci si mette anche questa storia dell'eutanasia, che come sappiamo prenderà pieghe ben diverse da quelle che vanno proclamando questi politici petalosi, tutti carini con l'arcobalenino, il fiorellino, questi. Loro chiaramente stanno come al solito edulcorando la pillola, stanno edulcorando come fanno sempre, si nascondono dietro ai fiorellini, agli arcobalenini, alle buone intenzioni, alle cose carine, pacifiste, lo fate per gli altri, lo fate per... non è vero niente questa cosa, non è vero una mazza, ovviamente, perché questi hanno intenzioni tutt'altro che buone. Andatevi a vedere tutti questi bambini che sono stati ammazzati praticamente. Per loro questa era l'eutanasia. Anche quella di questi bambini, diciamo, gravemente malati, ma quella per loro è l'eutanasia. Quindi l'eutanasia però contro il volere dei genitori, contro il volere delle persone. Questi non sono l'eutanasia, ma sono omicidi di Stato. Sono omicidi legalizzati. Quindi siamo molto attenti a questa roba qui. Siamo molto molto attenti. Adesso c'è anche questa storia che il minore decide il trattamento sanitario. Il minore, quindi, voi vi trovate una figlia di 15 anni che ha il suo periodo di smarrimento, il suo periodo di delusione, di tristezza, eccetera, eccetera. Lei va dal telefono al medichino e voi non potete più decidere una mazza su questa cosa qui. Telefono al medichino e dice: io vi portami la siringhina perché voglio morire, e voi non potete fare niente. Quindi siamo molto attenti a queste cose. Ovviamente voi dormite. Già lo so che dormite come al solito, non sapete niente di queste, non vi ponete domande, no? Tutto bello perché io faccio quello che va. Poi magari la vostra figlia di 15 anni decide che vuole insomma, di morire e voi non vi potete opporre. Quindi se vi piace questa cosa qui, fate un po' voi. Va bene, andatevi a divertire, va che è meglio. Vai.